Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video sulla skincare routine aggiornata perché penso che siano proprio mesi che mi state chiedendo un video del genere, e perché magari mi avete sentito di parlare alcuni prodotti su specie nei video dei prodotti terminati, e visto che ho tanti prodotti nuovi, alcuni nuovi ma che ho usato da tanto tempo, altri un po' più recenti ma di quali vi voglio parlare, alcuni sono promossi, altri bocciati, vi voglio fare proprio un video di diciamo top e flop per quanto riguarda la skincare viso, a partire dallo struccaggio per terminare poi all'idratazione della pelle. Pelle che vi ricordo che attualmente, adesso siamo in autunno, si può dire, infatti oggi ho la maglietta un po' più insomma a maniche lunghe, e spero di riuscire anche a fare il video che qua c'è Mattia, speriamo. Pelle che vi ricordo che ho tendenzialmente secca, specie nel periodo invernale, però un po' più normale nel resto dell'anno, ecco. Comunque, parto dai gli struccanti bifasici, che nella mia skincare sono fondamentali per andare a struccare gli occhi e le labbra quando ho prodotti waterproof, ovvero rossetti, specie quelli liquidi che tendono a fissarsi tantissimo. E il bifasico, appunto, non manca mai nella mia skincare. Ne ho tre da farvi vedere, due promossi e uno bocciatissimo. Allora, parto subito dal bocciatissimo, così me lo levo dalle borse, e si tratta dell'Easy On The Eyes di Primark, che è costato 2 euro, sono 150 ml di prodotto, e appunto è questo qua. Lo vedete un po' utilizzato perché l'ho provato a usare 2 volte, ma già dalla prima applicazione vi dico che è un prodotto assolutamente bocciato, perché brucia tantissimo. Non comprate questo struccante, ce ne sono di economici in giro che sono migliori, non so neanche se aspettate che lo do un attimo a Mattia, tieni, non ne vale la pena, perché comunque in commercio ci sono struccanti tipo questo qua che ora vi vado a mostrare, di Garnier, che costano più o meno uguale e sicuramente struccano bene, ma non bruciano così tanto gli occhi. E per cosa lo cerco di utilizzare ultimamente? Aspetta Matti, questo a mamma serve, eh? Lo cerco di finire quando faccio i video swatches, video dove magari applico vari rossetti sulle labbra, lo utilizzerò così o vicino alla makeup collection per andare a struccare le cose. Un prodotto che ho ricomprato di recente a Sorrento, ma che mi avete già visto utilizzare in tanti video, mi avete visto in tanti vi parlare, un altro prodotto del quale mi avete sentito parlare in tanti video dei prodotti finiti è lo struccante, questo qua bifasico di Garnier, che diciamo al suo interno anche elementi che vanno a fortificare le ciglia, e questo sono 125 ml di prodotto ultra struccante, strucca normale, ecco, delicato, non mi brucia sugli occhi, economico, facile reperibilità, e mi piace tantissimo. Niente Matti, questo serve a mamma, puoi prendere questi, grazie. Mentre un prodotto che mi è arrivato insieme a tanti altri, perché fa parte del cofanetto Ritualia di Bioficina Toscana, è il latte tonico bifasico, lozione viso, struccante e detergente. Io lo utilizzo principalmente sugli occhi, sono 100 ml di prodotto, è un prodotto che io ho smesso di utilizzare perché altrimenti non potevo farvi il video, perché me lo sono letteralmente mangiato. In casi estremi io l'ho utilizzato anche come detergente per il viso, ma principalmente mi piace usarlo sugli occhi perché strucca e idrata. L'idratazione non vuol dire poi ritrovarsi con la patacca oleosa sull'occhio. È un prodotto veramente del quale io mi sono innamorata tantissimo, e che molto probabilmente, magari approfittando di qualche offerta su alcuni siti bio,
sui quali acquisto, molto probabilmente lo riprenderò. Questo mi era stato inviato, ripeto, in tutto il cofanetto. Infatti, dopo vi parlo di altri prodotti che erano presenti all'interno del cofanetto, ma questo veramente mi ha rapito il cuore. Poi, dopo, io vado a detergere il viso con altri prodotti e vado a passare sopra l'acqua micellare. E attualmente ho due acque micellari, una della Garnier, che è un sempreverde, la Skin Active tutto in uno, quella, la prima formulazione di Garnier, quella per pelli sensibili col tappino rosa. Ho provato anche la bifasica, ma non mi piace perché è troppo oleosa. Questa è un'acqua micellare basica, per me è un più che suff, nel senso mi piace, però non tanto quanto quella all'acqua termale di Jonzac. Jonzac ha fatto delle acque micellari, queste le avevo comprate da Esselunga, ho visto la rimetteranno in offerta in questi giorni. Questa in particolar modo col tappino azzurro è quella idratante, sono sempre 500 ml di prodotto con... No, allora questa sono 400 ml, mentre la Jonzac sono 500 ml, infatti questa boccia vi durerà tantissimo, anche tranquillamente 5 mesi, e io vado poi a ripassare sopra gli occhi e poi ci detergo tutto il viso. Io la adoro veramente tantissimo perché, a differenza dell'altra, sento il viso idratato, però allo stesso tempo non appiccicoso, anche se io poi comunque vado a utilizzare una mousse detergente ultimamente specie. Cercando senza farmi vedere di recuperare i prodotti che mi servono, infatti, perdonatemi, aspettate. Mi sono anche spogliata perché nel frattempo mi sono presi i bollori. E quindi ve la straconsiglio. Costa all'incirca, diciamo, 9 euro, 10 euro più o meno. Poi può darsi che l'abbia pagata anche 8, però mi tengo alta con i prezzi. Così, insomma, non sbaglio di troppo. Poi, come detergenti, viso, ne ho 1, 2, 3. Ne manca un altro, ok, 4. E allora, uno lo consiglio prettamente a chi ha la pelle un po' più grassa ed è della Garnier, il Pure Active Fruit Energy Gel Purificante e Energizzante. Io ce l'ho dall'anno scorso, questo qua, infatti è quasi finito, ma lo utilizzo proprio, ne basta pochissimo, all'erogatore con il pump, niente, Mattia è attirato dai prodotti, cioè, 800 prodotti dei quali ho già parlato, ma deve utilizzare le cose che io ho in mano e delle quali vi devo parlare. Comunque, questo appunto è indicato per pelli grassi o con imperfezioni, efficace e piacevole. Ha un buonissimo profumo di pompelmo, infatti ha gli estratti di pompelmo, melograno e vitamina C. Sono 200 ml e mi piace tantissimo perché mi sento la pelle proprio bella, purificata e detersa. L'ho utilizzato, vi ripeto, principalmente nel periodo estivo, specie quest'anno, o quando sento proprio il bisogno di andare a sgrassare un po' in più la pelle, a renderla un po' più pulita. Poi la scoperta degli ultimi mesi sono stati i detergenti in mousse, e qua ne ho tre da farvi vedere. Uno ve l'ho fatto vedere nel video dei prodotti terminati di natura siberica, terminati di agosto se non mi sbaglio, ed era la mousse detergente occhi, che poi io andavo a usare anche sul viso, mentre questa nello specifico è quella, è la mousse detergente proprio per il viso, indicata proprio per il viso. Come principi attivi ci sono la camomilla e la Sofora Japonica Help, non so cosa sia. Comunque, anche questo è un prodotto certificato bio e mi piace tantissimo. Di questi prodotti se ne usa veramente poco e niente, per me questo è un prodotto. Sulla mia pelle lo metto quando voglio rinfrescare, però allo stesso tempo è molto 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 delicato. Poi un altro prodotto che fa parte del kit sempre Ritualia di Bioficina Toscana, uno dei prodotti nuovi introdotti, è la mousse detergente alla malva, delicata con mucilagini di malva bio toscana. Questa mousse detergente sono 150 ml di prodotto ed è questa qua, sempre lo stesso principio, l'erogatore è fatto in questa maniera ed esce una bella nuvola morbida di prodotto. Mi piace tanto quanto
tanto questo qua di natura siberica, cambia un po' la profumazione, questo lo sento un po' più avvolgente rispetto all'altro. Comunque questo l'ho utilizzato un pochettino meno, comunque ve ne parlerò anche più avanti, però sicuramente è un prodotto della linea che consiglio, anche se questa linea mi sta piacendo tutta e ho provato tutto, anche perché alcuni prodotti erano vecchie conoscenze, come per esempio ecco lo scrub, dopo ve ne parlo, o il contorno occhi ad esempio, mentre altri prodotti appunto come questo sono prodotti nuovi. Poi prodotti che mi sono invece arrivati un pochettino più recentemente sono questi qua di Hello Body. Io ne ho due per quanto riguarda, no in realtà ne ho tre, però uno ancora lo devo provare, ve lo faccio vedere perché c'è un kit. Dov'è l'altro prodotto? Ok, c'è un kit nel quale potete acquistarli sia singolarmente che tutti e tre insieme. Però di questi tre prodotti che ho io, ho per ora provato due volte il Coco Pure, lo scrub. È uno scrub viso molto scrubbante perché comunque ha dei microgranuli e una consistenza cremosa. Uno scrub al caffè e si sente anche tanto il profumo di caffè, infatti è uno dei primi ingredienti, c'è l'acqua, la glicerina, il caolino e la polvere di caffè. E se non mi sbaglio, esatto, anche qua è presente il cocco, perché comunque fa parte della linea cocco, però io non vi stavo parlando dello scrub, aiuto, vi stavo parlando della mousse detergente, che è forse il prodotto che mi è piaciuto di più in assoluto. È una mousse detergente detossinante, ecco, però la particolarità rispetto alle altre mousse di questa qua è che nutre tantissimo la pelle, infatti io la utilizzo come post struccaggio al mattino, casomai mi lavo la faccia più volentieri o con il prodotto di Garnier o con questo qua di Bioficina Toscana, e alla sera utilizzo questo di natura siberica tendenzialmente, poi a volte cambio, oppure ecco il Coco Fresh, che è proprio una nuvola lattiginosa appunto a base di cocco. Anche questi prodotti di Hello Body, come praticamente quasi tutti gli altri che vi ho mostrato, sono certificati, sono tutti con ingredienti buoni, aiuto, che casino. Consigliano di andare ad applicarla, e io a volte l'ho fatto, a volte no, di andare ad applicarla a pelle umida, di massaggiarla, di farla assorbire e poi di risciacquarla. A volte ho tempo, a volte non ho tempo di fare così, però quando posso non la faccio assorbire del tutto, però vado a massaggiare il viso di modo che mi si pulisce e allo stesso tempo mi si idrata. E questo plus di idratazione è un po' come vi ho parlato prima dell'acqua micellare di Jonzac, che ha quel plus in più dell'idratazione che fa la differenza. Quindi questo è sicuramente un prodotto strapromosso, e Hello Body mi ha lasciato anche un codice sconto che è Pink Fashion, comunque ve lo lascio sotto nell'info box e ve lo lascio anche qua in sovraimpressione qua sotto. È uno sconto del 20% che potete tranquillamente utilizzare su tutto, non su questi prodotti in particolare, però a me sono stati mandati, ho avuto modo di provare insomma alcuni prodotti e vi parlo di questi. E vi dicevo, ve lo faccio vedere perché ce l'ho lì pronto per essere utilizzata, ma non ho avuto modo per fare proprio il trattamento completo. Tra l'altro mi intriga tantissimo sia il burro corpo che non ho, e anche la crema, ho visto che c'è la crema viso al cocco, mi ispirano tantissimo. Vi dicevo, un altro prodotto è la Coco Clear, che è una maschera nera che va applicata sulla zona T e sulle guance e va a pulire bene bene i pori. Eccola qua, cerchiamo di non fare più danni del previsto, che qua sotto c'è sempre Attila alias Mattia. E niente, vi lascio, ve l'ho detto, i link qua sotto sia del sito e insomma di tutte le cose più o meno che vi sto menzionando. Poi come scrub sempre, ciao caos,
vi voglio far vedere questo qua di Biofficina Toscana, che è uscito sempre nel kit Ritualia, ma che io già conosco molto bene, che io ho già provato e ce l'avevo in formato più grande. Questo è il formato da 30 grammi, ma io ho avuto anche il formato da 50, ed è uno scrub ottimo, cremoso, delicato, di quelli che si devono andare a prelevare, mentre ecco, la comodità di questo è perché magari si spreme sulle mani, ne basta pochissimo. Quello di Biofficina Toscana è per uno scrub efficace ma un po' più delicato e nutriente, questo qua di Hello Body per un effetto proprio detossinante, e infatti fa parte appunto del detox coffee, è un detox, e questa azione proprio è un po' più importante, per chi piace questo scrub un po' più incisivo, mentre delicatissimo, tutta un'altra cosa, il Geomar Bio. Aspetta Matti amore, questo qua, gel detergente di Geomar, qua c'è scritto Geomar Bio, scrub viso delicato, certificazione biologica con l'87% di aloe vera. Questo sono 75 ml di prodotto e sinceramente fa poco e niente, lo vado a volte a utilizzare per finirlo al posto di un detergente in mousse, ma non è che mi piaccia in particolar modo. Vi dicevo, scusate ma non riesco se no a finire il video, non rientra sicuramente fra i miei detergenti viso preferiti, preferisco assolutamente qualcuno degli altri prodotti, perché è troppo poco per uno scrub, però se si vuole utilizzare come detergente normale, comunque quei granellini sparsi uno ogni 20 km non mi piace tantissimo. Mentre come idratazione viso ho solo un siero da farvi vedere, perché è l'unico che sto utilizzando. Anche questo fa parte del kit Ritualia. Sono curiosa di provare altri sieri Biofficina Toscana. Questo qua ne ho consumato diciamo un terzo, ed è il siero viso antiossidante. Sono 30 ml di prodotto e è stato un salvavita per tutta l'estate, da quando mi è arrivato, perché a volte utilizzavo solo questo al posto della crema, un prodotto leggerissimo che veramente mi ha aiutato tanto. Io non ero avvezza ad utilizzare il siero, mi bastava la crema normale, la crema notte, crema giorno, mentre ultimamente ho scoperto che il siero veramente può fare la differenza ed è un plus per andare a nutrire ancora di più e idratare ancora di più a fondo la pelle, e altrimenti nei periodi caldi oppure come base trucco spesso e volentieri usavo quello. Ha il contagocce che io ho fatto esplodere, ma è un mea culpa perché ho fatto un casino, io mi è esploso, lo verso semplicemente sul dorso della mano e poi lo applico viso e anche sul collo, e noto che la pelle è proprio compatta anche, però allo stesso tempo fresca, non è appesantita, mi piace tantissimo e mi ci sto trovando veramente bene. Con tutti questi passaggi che vi sto facendo vedere, con questi prodotti in particolar modo, al rientro dalle vacanze, durante le vacanze, mi sono vista la pelle proprio con una grana diversa, migliorata, meno pori dilatati, anche se io non ne ho tantissimi, questo c'è da dirlo, però proprio la pelle più bella, più fresca, più giovane diciamo. Mentre come creme ne ho una bocciatissima e due promosse. Allora, la bocciata è la Neo Bio, questa è molto economica, l'avevo presa su un sito online, e è un peccato perché riponevo grosse aspettative. Questa qua, la crema Neo Bio, 24 ore Balance Cream, ha un costo di 3-4 euro se non mi sbaglio, e è scritto tutto in tedesco, quindi più di tanto non vi so dire, so che c'è l'albicocca e l'ibisco all'interno, mi fa uscire brufoli. Io non ho una pelle a tendenza né acneica né a tendenza di imperfezioni, e mi fa uscire i buboni sotto pelle, quei brufoli, sapete, quelli belli grossi, ciccioni.
osceni, insopportabili, specie per una persona che non ne soffre. Sinceramente, se devo andare a crearmeli, anche no, grazie. Quindi questa per me è un prodotto bocciato e infatti non so come fare a terminarla, o meglio lo so, la andrò a utilizzare o come crema mani o come crema corpo per zone che voglio andare a idratare in particolar modo. Mentre la crema notte che ho utilizzato tantissimo ultimamente, vi volevo far vedere quanta me ne restava. Ok, è questa qua di Equilibra all'argan ed è una crema viso antirughe di consistenza in mousse leggera. Facciamola vedere, Matti. Eccola. Come consistenza in mousse leggera, però assolutamente per il periodo estivo e anche ora autunnale, che penso anche per l'inverno, è ottimale per la notte, perché lascia, io al mattino mi trovo la pelle un po' più grassa, ma grassa non è neanche la terminologia corretta, però me la sento più, sì, più unticcia, diciamo, rispetto a quando anche per la notte vado a utilizzare la mia amatissima crema gel viso alla malva di Biofficina Toscana. Anche questa è una novità, questa qua di Biofficina Toscana è dissetante con mucillagini di malva bio toscana. Io amo tantissimo le creme viso di Biofficina Toscana, sono tra i miei prodotti top della marca. Ho provato prodotti capelli, corpo, eccetera, eccetera, ma le creme viso sono fra i prodotti che più vi straconsiglio se dovete provare qualcosa. Hanno un costo, perché indubbiamente hanno un costo, però rispetto a delle creme magari più da supermercato, però sono assolutamente di qualità superiore. Hanno assolutamente una marcia in più, vi dicevo. Ho provato quella antiossidante, tipo più anti-age, quella idratante tipo per pelli giovani, e questa invece ha una consistenza diversa rispetto alle sorelline, perché appunto è proprio una crema gel. Ha il pump comodissimo e tra l'altro è un dosatore molto preciso, infatti si può decidere proprio la quantità di prodotto anche minima, non vi esce una quantità esagerata, non c'è spreco di prodotto. Vedete? È cremoso, perché comunque quando si applica è bianco cremoso e poi diventa trasparente, ed è molto leggera, molto 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 leggera. Vi lascia però allo stesso tempo il tempo, scusate il giro di parole, di andare a farvi un piccolo massaggio sul viso, e niente, è un prodotto del quale proprio mi sono innamorata tanto. E poi come contorno occhi ne ho terminato uno, se non mi sbaglio, ma vi faccio vedere questo di Biofficina Toscana, che questo me l'hanno inviato, ma io ne ho comprati, se non mi sbaglio, altri due in tutta la mia vita, perché è un prodotto che della categoria contorno occhi è uno dei top. C'è il contorno occhi di Martina Gebhardt, aiuto, mi imbroglio sempre con questo nome, quello in pot che io di solito acquisto su Ecoverde, perché questa marca non è molto venduta in altri siti, e per la notte e per l'inverno quello. Questo invece è un sempre verde, un passepartout, questo ha il comodo applicatore fatto così, e io lo vado direttamente ad applicare o a puntini, o insomma faccio una dose o lo spremo sul dito, insomma come mi trovo più comoda. Ha una profumazione dolce, buonissima, però non stucchevole, è veramente, questo è allo livello spinoso ed è un contorno anti-age, è anche l'unico che c'è in gamma, ma ecco, ve lo straconsiglio, perché è proprio una coccola che vi regalate per il contorno occhi, non lo appesantisce e poi dopo vi potete tranquillamente andare a truccare. E se non mi sbaglio, questo è tutto. Il non mi sbaglio è dovuto al fatto che c'era Matti che gironzolava qua e ho sparpagliato prodotti in ogni dove, e niente ragazze, vi chiedo scusa se magari in dei momenti sembravo, no, distratta, però avevo da gestire anche Matti, però non è facile, perché comunque adesso ha 15 mesi, cammina, e è molto più a grande, fa cose, cioè a volte non è sempre semplice girare i video, però insomma
Niente, mi faceva piacere farvi vedere tutta questa bella routine e niente, io aspetto i vostri commenti qua sotto con i vostri prodotti che mi consigliate e niente, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.